Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Farming Simulator 19 con il nostro piccolo format, aspettando Farming 22. Oggi andremo a seminare girasoli. E poi andremo anche a raccogliere un pochettino e poi al termine faremo fare una passeggiata ai nostri amici cavalli. Hi everyone, welcome to our rendezvous with Farming Simulator 19 and with our format Waiting for Farming Simulator 22. Today we will plant any sunflowers, and then at the end of the live streaming, do entrainment to our horses. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du samedi avec Farming Simulator 19. Aujourd'hui, nous allons continuer notre format. En attendant, Farming Simulator 22. Aujourd'hui, on va planter des tournesols et puis on va Grazie mille, buonasera e benvenuti. Grazie per l'hosting. Nous allons planter le tournesol et puis on va aussi faire un peu d'entraînement à notre cheval. Grazie mille, benvenuti a tutti, grazie per il raid. Grazie mille a tutti, benvenuti, bienvenue, welcome, thank you. Grazie mille, benvenuti a tutti. E allora, je disais, grazie mille a tutti, benvenuti e grazie ancora per essere accorsi in live. Grazie mille a tutti, thank you, thank you, thank you. E quindi, je disais, puis on va faire un peu d'entraînement à notre cheval avant de terminer notre direct. Alors, io direi che tutto sommato ci siamo e adesso partiamo. And now let's start. Let's have some fun. Andiamo. Grazie Sigtop, benvenuto nel canale, grazie per il follow, ciao, buonasera e ben ritrovato, benvenuto nel nostro canale che è anche il tuo e qui oggi andiamo a piantare un po' di girasoli alla grandissima, tu come stai? E oggi qua
Cambiamo un po' cultura. Dopo un po' di tempo qua rimetto un po' di girasoli. Anche tu sei appassionato di farming? Io lo sono diventato da che ero, diciamo così, un po' indeciso o scettico se provarlo, no? Alla fine poi ho ceduto e infatti poi ci ho giocato oltre le 1000 ore in un annetto abbondante. Perché è anche un gioco che ti prende, anche se all'apparenza può sembrare, come dire, easy, semplice, e in realtà poi, se preso sul serio, insomma, comporta un po' di... Non di sacrifici, ma scusa, non di tempo, ma insomma, ho imparato tante cose. La differenza tra seminatrice e piantatrice, tutte queste cose qua. È fatto bene. E secondo me Farming 22 sarà straordinario. Ma veramente straordinario. A me qua. Mi sono scordato che ho il macchinario qua, è vero. Allora, ora ti mostro un attimino il parco macchina qua, così ti faccio una breve presentazione. Now I will show you my machinery stuff. Je vais vous montrer. Dans quelques minutes, je vais montrer ce que j'ai dans ma ferme. Allora. Sicuramente si prospetta una bella cosa alla grandissima, anche perché il parco mezzi rispetto a quello che abbiamo adesso, insomma, è molto ma molto più ampio, e quindi noi di conseguenza sicuramente, ecco, avranno studiato qualcosa per poter fare le cose per bene. So I was talking about what I will I hope to find in Farming Simulator 22, and I was thinking that I will maybe I hope to find other tractor and other things and the texture. But I am very sure that developers they made a great job. Allora, John Deere, questa qua. Ora ti presento un po' l'attrezzatura di John Deere. Poi c'è questa piantatrice Horsch, questa l'ho presa dal pacchetto delle mod. Poi abbiamo, allora, ora ci arriviamo, abbiamo una New Holland qui per il foraggio con questa lama per
capello per tagliare l'erba e metterla nel cassone, la lama per il foraggio qua, un bel aratro da mi pare 10 metri, il Turbo Star con il rimorchio qui della Farmstar. Capienza di circa 80.000 litri. Poi abbiamo elettrica. Questa lama della Lisa è ottima perché raccoglie il 10% di materiale in più d'estate rispetto a tutte le lame presenti nel modello, con il campo piantato e segnato alla stessa maniera. Ho riscontrato Mi senti ora? Si sente ora? Ok, fin dove mi ero perso? Allora, dicevo che questa lama qui è una Lisa. Ho provato tutte le mod presenti sul mod hub delle lame e con i campi seminati alla stessa maniera. Con lo stesso procedimento, con la lama Lisa, ho riscontrato un raccolto maggiore del 10%, quindi ottima. Poi la Fend, non so se riuscite a sentirla, questa è elettrica, questa è la colonnina presente nel DLC Alpine. E quindi questa si carica qui. Poi questa è una lama per mais e girasole, che è questa qui, che ora ti faccio vedere, che cappello mi sa. Sì, una cappello, credo, vediamo un po'. Sì, cappello da 12 metri, eccola qua. Poi il Turbo Star l'abbiamo visto. Poi passiamo di qua. Questo è un rimorchio che invece, cassone rimorchio che utilizzo per pulire e eliminare l'erba dal bordo dei campi e poi il creo l'insilato. Questi invece sono i rimorchi base, cioè quelli del gioco. Questo lo utilizzo per raccogliere la paglia. Poi qua c'è un altro Turbo Star. Molto bello. Ora ti faccio vedere anche l'interno. Si accendono anche le luci all'interno qua. Ora ti faccio vedere una cosa. Guarda la leva del cambio. Ora mi fermo, retromarcia e cambia marcia. Ho fatto veramente bene sta mod. Poi abbiamo un Valzelli che è uno Spargi. No, Spargi. Aspetta che mi sfugge. È un
E fertilizzando, che adesso mi passa il mi sfugge il termine, la roba di Dio. Ai ai ai, lapsus, vabbè, andiamo avanti. Poi seminatrice. Eh sì, ma probabilmente spero che abbiano implementato questa cosa anche nella nuova serie. Poi, vabbè, questo è il macchinario per fertilizzare e diserbare. Questa qui permette di caricare sia fertilizzante liquido che solido, quindi praticamente ti permette di caricare due tipi di liquidi a cosa. Poi queste la utilizzo come spargi calceviva, poi questa è un'altra mod della Lemken da 12 metri, questa è un'altra mod, questo è un Class Challenger 500 cavalli, è presente nel mod hub e costa 100.000 euro, 500 cavallucci, 100.000 euro, e qui si va sul buono. Poi carrellino autocaricante sempre dal mod hub, e poi qua abbiamo il trattore con cui ci ho fatto proprio tutto, ma tutto tutto all'inizio, il Fiat 180-90, e questa è una mod, ce ne sono due. Questa, una di questa qua ti permette di poter installare il caricatore frontale e poi il John Deere che sta qua. Passiamo in farm. Abbiamo il man per trasportare il latte, poi abbiamo il macchinario qui, il mixer per preparare la razione mista. Mi sa che abbiamo quasi finito, se non abbiamo finito con... Sì. Ok, questi diciamo sono i mezzi che adesso io utilizzo in farm. Allora, detto questo, iniziamo a piantare i girasoli. Ed era molto tempo che non piantavo i girasoli. Tu sei appassionato di simulatori in generale, ma hai mai provato, cioè mai giocato a farming? Ah, ok, quindi comunque diciamo lo conosci allora. Scusami, ho fatto la presentazione del parco mezzi perché credevo che diciamo non fossi un giocatore di farming, quindi ti chiedo scusa se ti sono sembrato un po', come dire, fuori, un po' scontato. Ti ringrazio, mi auguro che sia anche abbastanza rilassante il mio tono di voce. Cerco di far sì che chi partecipa alla live possa sentirsi, possa rilassarsi, ecco. E poi utilizzo questo tono di voce qui perché credo che entrare nella casa di qualcuno, come il cellulare, e avere un tono di voce un po' alto credo che sia poco rispettoso nei confronti di chi guarda, e poi sarebbe un po' come entrare in casa di qualcuno e mettersi ad urlare, e quindi questa cosa non mi va. E poi soprattutto perché sto cercando di inventare un nuovo format che si chiama soft gaming. E lo scopo di questo tipo di format è quello appunto di
creare un gameplay che possa essere rilassante e come ad esempio ho fatto ieri sera che ho portato un gioco horror, si fa il soft horror, che in pratica il soft horror non è altro che durante il gameplay si ironizza, ecco, e quindi ieri sera, insomma, ho portato Resident Evil, che insomma è un bel gioco e l'ho portato con un po' di ironia, con un po' di leggerezza. Grazie. Guarda, posso dirti che non è facile. Però è questione di esercizio. A volte bisogna anche sforzarsi. Infatti, all'inizio, quando ho cominciato a fare le live, all'inizio non ero così particolarmente sciolto, diciamo così, era un po' impacciato. Poi col tempo inizi a prendere confidenza con le persone, con ciò che devi fare, e poi man mano, ecco, si migliora pian piano. Io sono ancora all'inizio, ci sono veramente grandi streamer, mi fa piacere, insomma, il tuo commento, insomma, mi fa piacere che il format sia gradito, e soprattutto, insomma, il modo di portare un gioco possa essere un modo come dire, un modo diverso per distinguersi, ma non per fare la distinzione, se è ben chiaro, ma semplicemente per creare qualcosa di unico. Oh, grazie, grazie, Sig. Non so se ti ha annunciato il bot qua un attimo, perché vediamo un attimo. Ecco qua. Ora si sente anche la musica. Allora, eccoci qua. Mi sono scordato di togliere il muto. Allora, mi mettiamo la musica da capo. Mi fa un po' di compagnia, io poi mi scordo sempre di togliere il muto. Ecco qua, grazie per l'abbonamento, grazie. Ah, ecco qua, io so solo che qua non l'ho sentito Ah, ok, non l'ho sentito perché avevo disattivato i suoni. Perfetto, ok. Allora facciamo così. Allora. Vediamo un po'. Allora. Un attimino soltanto.
Ok, prova a scrivere qualcosina e vediamo se noti qualcosa di strano, di particolare. Dovresti notare qualcosa accanto al tuo nome. Vediamo se ha fatto il suo. Perfetto, ottimo. Sei insieme a un altro amico, siete stati nominati fondatori del canale. Questa è la seconda sub e quindi ti ringrazio veramente di vero cuore per aver scelto di dare la possibilità a questo canale di crescere, ma soprattutto io lo dico sempre che ciò che è importante è che una persona passi anche durante la live a lasciare un salutino. Infatti diciamo così, si è formata una community tra amici streamer che quando qualcuno di noi sta live passiamo e ci salutiamo e quindi ci facciamo anche un po' di pubblicità. Tu hai... Grazie. Hai qualche canale Twitch e YouTube? Così magari. Ui, Maurizio Max, carissimo presidentissimo. Ecco, Sig, come ti anticipavo, Maurizio Max è uno di quelli lì che è uno dei tanti amici. Lui però non è streamer, però collabora con altri amici streamer. E noi ci salutiamo, vero Maurizio Max? Qui con noi c'è Sigtop, l'amico Sigtop, che è nuovo iscritto al canale. È un altro nostro amico. Sig, fai una cosa, scrivi il nome del canale. Perché poi questo qua io poi lo mando anche in replica su YouTube. Lunedì a mezzogiorno. Questo è Maurizio, sicuramente. Infatti. Alla regia c'è Maurizio Max qua. A proposito, allora Sig, tu scrivi il nome del tuo canale, poi, visto che sei anche appassionato di farming, perfetto, allora mo faccio l'annuncio multilingua. Friends, please leave a follow to my friend Soman underscore 029. Please leave a follow, thank you so much, thank you so much. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, laissez un follow à notre ami Soman underscore 029. E vabbè, io lo faccio comunque. Adesso è lingua napoletana. Vai giù, ma raccomando, dammi una mano pure all'amica Sigtop. Ma raccomando, un bello follow o canale. E sostenim i streamer e approfitto pure per fare il mio giro pubblicitario. Allora, Sigtop, se sei appassionato di farming, eccetera, eccetera, io potrei consigliarti alcuni canali amici. Allora, Friends,
Fernbus 08, poi 9 gire 0, 9 il numero, gire 0 a numero, poi la zappa storta, tutta una parola, e Jason Farm. Sono tutti i canali amici. Se ti iscrivi a uno di questi canali, basta che gli mandi il saluto, gli dici ti saluto ad Ab, loro capiscono, insomma. Lo faccio, l'ho fatto con te, ma lo faccio con tutte le persone che si iscrivono al canale, perché credo una cosa, credo che fra streamer, questo lo dice anche l'amico la zappa storta, fra streamer non ci si fa le competizioni a farsi le scarpe, ma bisogna competere a darsi una mano, e quindi anche l'intento di questo canale è soprattutto questo, creare appunto una piccola grande community dove anche chi ha, che ne so, 300, 500, 600 spettatori passa qua, io gli faccio un po' di pubblicità gratis, lo vedi, lo faccio a livello proprio di amicizia. Ok, andiamo a caricare qua. Ah, grazie di cuore. Ora mi sono scordato però di farti vedere una cosa. Buon, nel frattempo che carichiamo un attimo la piantatrice qua, ti faccio vedere il macchinario per creare i semi. A proposito, fammi vedere se ho messo la crescita veloce. Ok, perfetto. Allora, mi ero dimenticato di due macchinari importantissimi. Allora, un attimo su, ecco qua. Allora, apriamo qua. Allora, io poi mi ero dimenticato e ti chiedo scusa. Allora, questo qua, questa mod è bioheating, ti permette di vendere residui, l'erba, il fieno, la paglia, la metti qui e recuperi qualcosina. Questa, beh, questo è il garage classico, quindi non quello là che trovi nel mod hub. E poi questa qua, questa è una chicca, questo macchinario qua, seed cleaner 1200 LG, con allora frumento, avena e orzo, con Lumigen che si trova qui, eccolo qua, lo metto centrale, Lumigen, questo qui ti permette di creare super semi, mentre invece l'etanolo, ora ti faccio vedere, ecco, ci spostiamo con il trattore così ti faccio vedere l'impianto di produzione di biodiesel, che è questa qui, ora ti faccio vedere in anteprima, eccolo qua, biofuel plant della Lisar, ti permette di produrre con colza e etanolo del biodiesel, quindi vai a risparmiare sul carburante. Oh, eccolo qua, Sigtop. Buonasera Fernbus, eccoci qua. Sigtop, Fernbus è l'altro amico di cui ti ho parlato prima, l'amico streamer, e lui è toscano. Sei passato anche nel suo canale? So che posso sembrare indelicato, però. Grazie. Ah, perfetto. La zappa storta Jason Farm. Lui ha anche un canale su YouTube. Lui è un cultore di farming.
Quindi qualsiasi cosa te la spiega, come si dice a Napoli, tace poco cucciarina, cioè te la dice in una maniera così semplice che pure se stai distratto, cioè se non la capisci, è bravissimo. Infatti io lo definisco il gran maestro di farming. Poi ogni amico streamer ha anche una caratteristica particolare e quindi magari tu puoi pensare, uno pensa e dice ma porta farming, stembossist, non è così, perché poi ognuno lo porta avanti a modo suo. Ad esempio Fernbus che è toscano, allora lui lo fa in una maniera un po' più comica. Fernbus08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. Ui, grazie, grazie Fernbus, tu lo sai, io ti stimo a prescindere. E quindi Fernbus te la fa con l'accento toscano e Geno Spass. Poi ci sta, la zappa storta è un conterraneo mio, quindi sentirai la pronuncia partenopea. E poi c'è la zappa storta che è umbro ed è divertente. Io poi con lui la domenica sera vado in live su Ranch Simulator e ci facciamo due risate. Si crea una community così, è bello perché poi se hai bisogno di qualcosa scrivi sul canale di uno di questi qui e chi ad esempio conosce la risposta a queste cose qui in tempo reale ti aiuta. È quello che dovrebbe essere un po'. Wellà, Manuel, bentornato, come stai? Da quanto tempo? Mi fa enormemente piacere ritrovarti. Manuel è un altro amico che pure vede da tanto tempo che non ci sentiamo, però fa enormemente piacere anche ricevere un saluto a volo. E qui con noi c'è Sigtop, poi c'è Maurizio Max, caro Manuel, c'è Fernbus, il mitico Fernbus. Ci vorrebbe solo Talebano alias la zappa storta, poi saremmo a completo stasera. Grazie a te, Sigtop, per essere passato in live. Grazie per il prezioso contributo che mi hai dato. Onore e piacere. E grazie di tutto. Quando vuoi, sono in live, passami a salutare tranquillamente. In alternativa, la sera io metto le repliche, quindi se ti sei perso qualcosa eventualmente della programmazione e può, come dire, interessarti, insomma, lo trovi in programmazione. Grazie ancora per essere passato. Ah, ecco di qua. Soman, allora il benvenuto. Soman-29 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie due volte allora. Ottimo, Fernbus, ora ti ho letto. Domani mattina farming, ottimo. Ma tu lo sai, Fernbus, a proposito di Resident Evil, ieri mi sono bloccato, in realtà ho fatto 2 ore piene piene di live, poi durante le ore precedenti
Diciamo che ero un po' meno riposato e quindi mi sono un po' bloccato. Grazie a te, Soman. Grazie ancora per essere passato. Quando vuoi, la porta è sempre aperta. Sei anche tu padrone del canale. Grazie ancora di tutto. Buona serata e alla prossima. Domani sera io dalle 21:30 sono sul canale di La Zappa Storta, quindi se vuoi farti due risate sul Ranch Simulator, insomma, passa per di lì. La Zappa Storta tutta una parola. Grazie ancora, Soman. Grazie di tutto. Un abbraccione, buona continuazione, buona serata. E se non hai cenato e magari vai a mangiare la pizza, buona carica batteria serale. Ciao. Ah. Bravo, hai visto? Alla fine poi lo sai che avevi ragione, ma io qua con quelle strisce là che si intravedono, ma io qua ho raccolto ogni raccolta la colza, scusami, i semi di soia qua sopra ne fa mi pare 150.000 litri, ma frumento qua ne ha fatto un botto, inclusa la striscia a centro, eh. È stato un ottimo consiglio. Io ero indeciso, Manuel, perché quelle strisce a centro mangiavano un sacco di materiale da raccogliere. E quindi sono andato proprio una favola. Tu l'ultima live che hai visto, ti ricordi che trebbia avevo? Se avevo già la Fendt, che non so se hai visto quando. Ho preso una trebbia elettrica. Mi fa risparmiare un sacco di soldini. Infatti, sì, ah, allora c'eri. Mi ha fatto risparmiare un sacco di soldini in gasolio. Infatti, al di là che ho l'impianto di produzione di biodiesel, però. Ah, allora non hai visto il parco macchine? Aspetta, mo ti faccio vedere il parco macchine. Mo proseguo qua e ti faccio vedere. È vero, perché tu sei. L'ultima volta che t'ho lasciato avevo preso il Landini che l'ho utilizzato. Ottimo mezzo comunque. Ottimo consiglio mi hai dato. 190 cavalli. L'ho utilizzato per un bel po' di tempo offline. L'ho proprio spompato. Al momento no, al momento non sono molto pratico sulla season, con la season. Sto cercando prima di capire come funziona e poi sicuramente la installerò per rendere il tutto molto più realistico. Anche perché con gli animali, quindi le mucche e cose, d'inverno richiedono molto più in silà, trazione mista, e quindi le scorte che mi faccio normalmente risulterebbero ottime per farli mangiare. Allora, un attimo soltanto che arrivo laggiù e ti faccio vedere il parco macchine. Il John Deere, questo qua, vabbè, questo mi sa che no, l'ho preso molto dopo. Sì. Anche perché mi pare che. Esatto, perché con Farming 22 non so se ho capito bene, ma pare che il fieno, diciamo così, non si secca subito, ma si dovrebbe lasciare seccare là. Però c'è 9Gr0, non so se lo conosci il canale, che lo fa proprio simulativo questa cosa qui. Allora, ci siamo. Ecco qua, mi giro un attimo in mezzo e ti faccio vedere il parco mezzi. Io poi mi sono proprio dimenticato che l'ultima volta che sei venuto in live era, mi pare,
fine giugno, credo. Allora, il John Deere è questo qua. Questa è la seminatrice del pacchetto Horse. Sì, l'ho venduto perché ho detto l'ho fatto lavorare così tanto che iniziava a richiedere la manutenzione continuamente ed era un po' dispendioso, però ho salvato la mod. Allora, di nuove cose particolari abbiamo il Turbo Star con le luci che si accendono all'interno, 190 38. Ah, ok. Questo però, l'ultimo mezzo acquistato, dov'è? Eccolo qua, il Turbo Star col cassone. E ora ti faccio vedere una chicca. Guarda la leva del cambio. Ora mi fermo, retro. Oh, là. Guarda anche l'acceleratore, la frizione che si alza. Maurizio Latka Cassutta. E poi, questo è mannaggia, mi sfugge. Comunque il digestato, lo spande digestato, questo qui ha una lancia posteriore, ora te la faccio vedere, che può erogare fino a 40 metri di distanza ed è orientabile completamente. Poi questa è un acquisto recente, questa qua. Qua utilizzo la calceviva. Questa è un'altra mod. Ah, ecco, vedi la chicca? È questa qua, Challenge Class, da 500 cavalli. Nel mod hub questo costa 100.000 euro. L'ho preso subito. Poi abbiamo, eccolo qua, te lo ricordi questo? L'ho massacrato, però ogni tanto lo utilizzo per fare lavori più leggeri. Adesso che adesso ho acquistato il class da 500 cavalli, sì, esatto, ma tutti i mezzi li compro sempre usati, poi li riparo e li mando avanti. Infatti pure il Landini l'ho preso usato, però veramente mi ha tolto delle soddisfazioni. Dici il Fiat, un attimo solo. ...72 ore. Poi devo fare una bella lavata qua. Con questo, mamma mia, quanto l'ho fatto lavorare, ma mi ha dato soddisfazioni a tutta birra. Poi Silos Multifruit qua, e ho venduto 200.000 litri di semi di soia e ci ho guadagnato 600.000 euro. Però 200.000 litri di semi di soia sono 4 raccolte di campo qua. Però poi ci ho comprato, mi sono ripagato tutto qua, i mezzi, cioè alla fine non ho fatto il debito, però sono riuscito ad acquistare l'impianto di produzione biodiesel che mi è costato 60.000 euro. E vabbè, poi ho comprato i cavalli, poi dopo facciamo un giro dall'altra parte. A termine della live poi mi porto a fare il giro di addestramento ai cavalli, quindi facciamo un bel giretto. Il class
fatto veramente bene. Infatti il class quando devo arare, come si dice a Napoli, me levi pacca la faccia, cioè nelle situazioni più critiche, ma è andato da spedito avanti come un carro armato. Fatto veramente bene, grazie sempre al consiglio tuo e di altri amici streamer che mi avevano accennato a questo mezzo, e quando ho visto il prezzo ho detto questo deve far parte della mia flotta. Sì, presi tutti i mezzi usati ovviamente. Esatto, bravo. Con la season infatti è tutto da capire. Infatti è per questo che vado a guardare anche le live degli altri streamer, proprio per capire come bisogna muoversi. La season è molto più complessa. Che per esempio il grafico di quando si deve seminare, quando bisogna raccogliere, bisogna saperlo leggere. Allora, io penso che alle 22:30 stacco qui. Che una volta che ho piantato qui, poi raccolgo e faccio fare un po' di addestramento ai cavalli. Quella fede. Fede, boom, boom, boom. Buonasera, ben ritrovato. Come stai? Come stai? Tutto a posto? Qua con noi c'è l'amico Manuel. Non so se c'è ancora Fernbus. Poi c'è Maurizio Max. C'era. Alla grandissima. Qua stiamo aspettando Farming 22. Se non ricordo male, anche tu sei un giocatore di farming, o sbaglio? Dici più grande? Consiglia. Perché io più o meno il budget ce l'ho, quindi lo vado a prendere usato, risparmio un pochettino e vendo qualche altro mezzo, perché poi avere tanti mezzi e non utilizzarli, ad esclusione del Fiat, quello là con cui ci ho fatto tanto. Uila, Riccio, ogni riccio è un capriccio, buonasera e ben ritrovato. Qua con noi c'è CRC Manuel, poi c'è ancora Fede Punk de Bang, qua ora ha un nickname un po' particolare. Ragazzi, non so se lo conoscete l'amico Riccio74. L'8R si potrebbe fare. È fattibile perché poi vedo un po' quanto mi viene a costare. Tanto io sicuramente facendomi la scorta di semi di soia, poi alla fine raggiungo la cifra che mi occorre e lo acquisto, diciamo, in maniera un pochettino più rapida. Un petit peu plus rapidement, je peux l'acheter. Si sì, deve vendere la soia. Ui, grazie Riccio, ma stasera l'amico Zappa Storta ci sta, vero? Che poi dopo, quando finisco qua, mi vado a fare due risate dall'altra parte. Buona serata Riccio, se visto che vai via.
Ah, ok. E allora buon rientro a casa. Ciao Riccio, grazie ancora per essere passato. Sono finiti pure i semi qua. Devo trovare una piantatrice più grande qua. Ripieghiamola. Ecco qua. Ciao Riccio, grazie ancora per essere passato in live. Thank you so much. Thank you so much to you that you are watching this live streaming, and thank you so much if you are watching this video on replay. Thank you, thank you, thank you. Merci à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo ou cette direct. Merci beaucoup. Ecco qua. Oh, apri. Carica. Ah, qua devo produrre altri semi, però. Ah, è finito. Oioioi. Oi oi oi. Vabbè, tanto qua c'è il macchinario che mi eroga. Ah, bene, in brisa andare là. Allora, facciamo così. E mi sono scordato di produrre i semi. Ecco, la prossima coltura che devo fare. Devo fare una bella scorta di semi. È l'ultima volta che ho prodotto semi. È stata durante la live pre-estiva. I didn't produce seeds since our last Ciao Manuel, grazie per essere passato in live. Mi ha fatto veramente un piacere pazzo rileggerti. Quando vuoi, passa, che mi fa veramente un piacere esagerato. Ciao e grazie ancora. Vabbè, facciamo così, andiamola a comprare vasti semi. Poi la prossima live ricordami del cambio del trattore, così poi lo metto in programmazione. Che mo questo qui vorrei ancora spremerlo un pochettino, perché è anche bello efficiente. Grazie ancora Manuel. E buona continuazione. Ciao, aiù. Ok. E questa era una striscia. Prima era una striscia con un passaggio. Adesso qua invece ne andiamo a recuperare. Con il raccolto. Now, before there were two strips of grass on vertical and horizontal lines on the field. Now, I heard a lot of other materials
And that's good. That has been a good idea from my friend CRC underscore Manuel. Depuis que j'ai éliminé le terrain qui divisait le grand champ, j'ai pu cueillir beaucoup plus de matériel. Ah là là. Là, cresce dall'erba. E mo qua. Crescere a rilento. Andamento lento. Farming 22. Fra un mesetto qua esce. E quindi finalmente potremo cominciare a toccare con mano questo gioco. Un bel gioco. E vedremo un po'. Allora, quasi però. Dopo. Questo magari lo facciamo alla prossima live. Mettiamo a produrre un po' di semi. Per chi sta guardando in questo momento il video in diretta streaming su Twitch, ed è interessato ad acquistare questo gioco ed altri giochi scontati insieme a software, giochi multipiattaforma, nella descrizione troverà dei link, fra cui il link dove poter acquistare giochi scontati fino al 70%, giochi e software, oltre ai link per i miei canali social. E approfitto anche per ringraziare tutti coloro che stanno guardando questa live, stanno tenendo compagnia, e in particolar modo a coloro che seguono le mie dirette e i miei video, li guardano con profili non registrati, e mi farebbe enormemente piacere magari poter avere il privilegio di avervi nel canale, o semplicemente magari iscrivendovi a Twitch, che è gratuito, e magari anche, se volete, far crescere il canale. I want to say thank you so much everyone for making me company during my live streaming and during my replay. I want to say a particular thank you to people who do not have a Twitch account and they watch my videos, my live streaming and my replay. I will be very happy if you will register a new account here on Twitch. It's free, and if you want, you can follow the channel, letting it growing up. If you are interested to buy Farming Simulator 19 or 22 and other games for multi-platform and other software, you can buy with less 70% less the price, so the price will be low of
60%. So you will earn, sorry, you will buy what you need at low cost. Thank you so much. You will watch this video on YouTube on Monday at 12 p.m. local time. You will find in the description of the video a few link, the link where you can buy the game, any kind of game and software, and my social media channel. Je veux cueillir l'occasion pour dire merci à vous tous que suivi mes directs, en particulier à ceux qui regardent et me font compagnie et ils ont pas enregistré ici sur Twitch. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire ici sur Twitch, c'est gratuit, tout à fait gratuit, et vous pourriez suivre le canal. Merci, en tout cas, merci beaucoup à tous. E allora, io voglio ringraziare tutti quanti voi che mi hanno fatto compagnia durante i diretti, e soprattutto a voi che vi faccio un bagno a voi quando metto in replica durante la notte, e voglio ringraziare voi che guardate la diretta e mi facete un bagno durante i diretti e guardate i video quando io sto in replica, e soprattutto a voi che non state registrati Goppa e Twitch. A me mi facesse piacere se voi vi iscrivesse a Goppa e Twitch, facete un bello account a Goppa e Twitch e mi date una mano a far conoscere pure il canale, perché così mi facete fare un po' che mi date l'onore e vavi do canale. Oh, sì, siete interessati a cattare Farming Simulator 19 e vendi lui o di yoga per computer, per console, in la descrizione del video trovate certi link, di cui uno che sta qua è praticamente un link un collegamento per il sito internet dove da cattare yoga, PlayStation e tutte cose, e sparagnata fino al 70% di sconti quest'anno. E poi ovviamente ci stanno pure i link dei canali social miei che voi praticamente mi facete conoscere un po' più. Comunque mi facesse veramente assai piacere sì voi che non tenete, che non state registrati in Coppa Twitch, insomma, scrivessero così, insomma, mi facessero pure compagnia e io vi posso pure ringraziare, ecco, quando sto in diretto e in replica. So please, if you want to register a Twitch account, I will be very proud. And thank you, thankful. I will say thank you pronouncing your nickname. That will be for me a very, very a big honor. Thank you so much. J'aimerais bien
sie wo können wo vous n'avez pas un compte enregistré ici sur Twitch, vous le ferez. Ça me ferait beaucoup de plaisir pour vous remercier pour prononcer votre nickname. Et ça me ferait vraiment beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ok. A posto. Questo è fatto. Perfetto, adesso facciamo il trattamento al terreno col diserbante e poi facciamo fare un po' di facciamo cavalcare un po' i cavallucci. Anzi, quasi quasi andrei a vedere anche quanto mi paga il latte. I was thinking to sell milk and to see how much I will earn from selling milk. J'ai pensé d'aller voir vendre si ça vaut la peine vendre le lait pour voir combien d'argent je vais gagner. Questa è rovinata la vernice. No, sembra di no. Ecco qua, mo si è lavata. Ok. Allora, vediamo un attimo qua. Configura e questo che fa niente. No, ok. No, per il momento va bene così. Ok. Rimettiamo a posto. O a posto, poi devo trovare una seminatrice un po' più capiente, perché questa qua è ottima, ma anche senza il fertilizzante integrato andrebbe bene. Stavo per prendere il paletto. Ok, l'amico Gira è più professionista. Lui scende e stacca tutti i terminali a mano. Il mitico Gira, che saluto, non so se guarderà questa live. Grande. Allora, ah sì. L'erbicida, chissà se mo ce la faccio. Allora, mi sa che mo quasi quasi lo vado ad acquistare. 40%. Allora mo prendo un'altra erbicida. Ah, giusto, ma ci vado con il trattore qua, con l'autocaricante, me l'avevo scordato. Ecco qua. La parte gravosa del lavoro l'ho fatta all'inizio.
Adesso invece gli lasciamo la parte migliore. Andiamo a fare anche, andiamo a raboccare il mezzo qua, perché questo sta proprio messo male, 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 male. Buongiorno, il pieno, grazie. Oh, veloce. È stato. Ok. Andiamo a recuperare. Però quasi quasi ne prenderei più di due. No, beh, iniziamo a prendere questi qua, poi vediamo, dai. Mamma mia, ragazzi, non avete idea di come mi abbia dato delle grandissime soddisfazioni questo trattore. Destructor, give me a lot of satisfaction. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Can I try? I cavallucci mi stanno aspettando, i cavallucci. Cavallucci, un altro poco di pazienza e sono da voi. Allora, come si chiama? Allora, work mode on. Allora, qua bisogna fare off. Ah, perfetto. Poi me lo mettiamo così. Perfetto, speriamo di non perdere il carico e di ribaltarci qua. Eccoli qua. Eccolo qua. Accendiamo pure i lampeggianti. Beh, che sono le 10:31 del mattino nel gioco, quindi teoricamente non dovrebbe esserci alcun problema. So I will switch off the parrots. But I was watching at that time here. It's half past 10 in the morning. We did not need that, but we got them and we'll use them. Prepariamo il nostro campo e poi andiamo a fare un giretto con i nostri cavallucci. Ucci, ucci, cavallucci. Grazie ancora a tutti voi che mi state tenendo compagnia. E se vi sto tenendo compagnia durante la replica, per favore lasciate un messaggio. Sarò ben lieto di leggerlo poi al termine della replica. Vi ringrazio ancora di cuore. If you are watching this video in replay, please leave a follow. Let me know that you are watching this. Perché questo non me lo fa caricare? Boh. Ah, me l'ho fatto caricare, ok. Perfetto.
Okay, now let's go on. And I know that the heart will go on. Mi auguro che il format del soft gaming sia di vostro gradimento e soprattutto che le mie dirette e le mie repliche possano risultare gradite, ma soprattutto rilassanti. So I want to say thank you so much for making me company. I hope that this new kind of doing gameplay called soft gaming will be appreciated to you, with you will appreciate it, and I hope that you will feel very relaxed while watching my videos. Thank you so much. So much. I know my English is not perfect, I know. I'm just trying to communicate with other people that do not speak Italian. Je veux m'excuser avec les amis de langue française. Je veux demander de me pardonner pour mon mauvais français. Je sais bien que je ferais mieux à ne pas parler, je sais, mais il n'y a pas tout le monde connaît la langue italienne. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu d'exercice à parler les langues étrangères. J'espère d'arriver à communiquer avec plus de personnes possible. Ah, ecco cosa dovevo fare. Ora mi sono ricordato. Dovevo prendere il macchinario grande. Vabbè, facciamo questo per il momento. 7 ore e mezza. Beh, che l'ho preso che c'aveva meno di un'ora di utilizzo. I use a mod that allows me to buy item of second hand, so used you will save a lot of money, and you will do other things with those money. Cucchilli sord. Oh, quasi quasi farei così. E per forza mi faccio pure un bel perimetro qua. Il perimetro, je vais désherber le perimetro du grand champ, les Champs-Élysées. Oh là là, oh là là. Tarari, tarara, tarari, comme si, comme ça. Pam, pam, parapam, paparapam, paraparaparapam. Il vero soft gaming lo trovi solo nel canale di Dub Logistica 1. The real soft gaming you will find it only in Dub Logistica 1 channel. Over. Aspetta, però questa non... Ok, gira, 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 gira. Turn, turn. Let's turn it on. Na, 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 na. Barabababa. Sono un po' raffreddato, purtroppo. Queste temperature
questo è un tempo che non si capisce. Prima fa caldo, la sera fa più freschetto. Ed ecco che poi ci prende il raffreddore. Voilà, les jeux sont faits, rien va plus. On y va, 3, 2, 1, parti. Bon, paro. Porom, porom. The real soft gaming, you will find it only on Dub Logistica One Channel. Le vrai soft gaming. Vous le trouvez seulement sur le canal de Dub Logistica 1, la vraie soft gaming. Beh, questo non ha preso. Ecco qua. Perché vabbè che i girasoli non ne hanno bisogno, però diciamo che è meglio recuperare sempre. Grazie ancora a tutti voi che in questo momento mi state tenendo compagnia. Thank you so much for company, you that are watching this live streaming. Thank you so much. Thank you for company. Merci beaucoup pour votre compagnie dans cette direct. Merci beaucoup, merci beaucoup. And de toi, dai, così come ça. Fatto. Ho tralasciato pozzatilla. Eh sì ragazzi, io non so voi, ma Farming Simulator 22 mi arba, come dice il mitico amico Fernobus 08, grande Fernobus. Ci siamo quasi, abbiamo fatto la prima parte del terreno qua. Questo è, mi pare, 24 metri, ma quindi è bello grosso sto campo. Questo è più di 40 metri, ho una vaga impressione che il mitico Manuel mi ha dato un ottimo consiglio ad unire questi due campi. Grande Manuel. CRC underscore Manuel, mi raccomando, non so se l'amico, anche l'amico Manuel fa le live, e seguite anche gli altri link e gli altri canali, anche quello dell'amico, com'è che si chiama, fammi vedere, non me lo fa leggere, vabbè, poi lo leggo dopo con calma. Grazie ancora a tutti come sempre per la vostra fiducia, e questo canale cresce e un po' alla volta sta crescendo grazie a tutti quanti voi, al vostro sostegno, a quando passate, soprattutto quando passate a salutarmi, mi fa enormemente piacere. Soprattutto che noi possiamo tenerci compagnia a vicenda. Oh, sto tralasciando. Ah, poi mi resta da andare a
Devo vedere però quanto mi viene a costare il mezzo usato. Fammi vedere un attimo. 4,89 usato. 3,91 si potrebbe fare, non adesso però. Devo coltivare e vendere un po' di semi di soia e latte e potrei acquistarlo usato, 48 metri. Questo è, se non ricordo male, la metà. Questo dovrebbe essere 27. Decisamente più grande, much bigger than this one. E forse sarebbe anche il caso, visto che i cambi sono grossi qua. Vediamo un po'. Oh, è cresciuta anche l'erbetta dall'altra parte. Para para pam pam. Devo dire che per il momento la live va bene, quindi per il momento non dà problemi. Pa quasi quasi vado dritto dritto, così evito ogni volta di andare a fare il giro così. È stata un'ottima idea quella di Manuel. Grazie Manuel per il consiglio. Thank you so much, Manuel. Merci beaucoup pour ton conseil. Manuel, CRC underscore Manuel. E grazie ancora a tutti quanti voi che in questo momento vi siete sintonizzati sul canale. Benvenuti a tutti, io sono Fabrizio alias Dub, ODB come mi chiama l'amico Jason Farm, e in questo momento sto ultimando il lavoro qui sul campo a diserbare. Ho piantato dei girasoli, la prima volta in assoluto, da quando sto giocando su questa mappa, quindi parliamo di circa 210 ore di gioco. E una volta che avrò terminato poi di fare il trattamento con il diserbante qui sul campo, andremo a far fare l'allenamento di routine ai cavalli, e quindi poi, una volta fatto l'allenamento ai cavalli, concluderemo la live. So in this moment I am finishing the job here on the big field. Then after done that, we will go to and train the horse, and then we will end this wonderful live streaming. Et voilà. Nous sommes en train de terminer les travaux ici sur le terrain. Je suis en train de faire le traitement avec le désherbant. Puis, quand on aura terminé, on va faire un peu d'entraînement au cheval. Et puis, on va se dire bonne nuit. Oh. Ciao. Maintenant, on va
Travaillé. Allez, 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 voyou. Comunque, restate ancora sintonizzati perché ora più ci ma fa. Faceva prima fanno un po' di allenamenti di cavallo. O ballero cavallo è facile, non sballa. Però qua sta crescendo. Ai ai ai. Qua sta iniziando a crescere. Vabbè, quasi quasi. Beh, con le ruote sottili, quindi non dovrei creare danni. Gigig. Non ci sono nemmeno gli specchietti per guardare. Gigig. Scusate. Allora, intanto mi faccio un sorsetto d'acqua. A parlare tanto si secca la bocca. Ah, idratation. Hydratation. Quand on parle beaucoup, la bouche se sèche. Je la sentais sec. GG. GG, robot d'acciaio. Una splendida giornata. Non male questo Stara. Peccato che però il campo è grosso qua. Se fosse stato un campo medio grande o medio, insomma, sarebbe stato meglio ancora. Ma questo è proprio grande. Oddio, no, grande questo. No, questo è medio grande, medio, sì, per un campo medio sicuramente sarebbe stato il top, però diciamo anche per una questione di tempi di lavorazione, di dimensione, oltre al fatto che l'altro costava praticamente il doppio più qualcosa, quindi non volendo spendere subito i soldi recuperati dalla vendita, anzi dalla gran vendita dei semi di soia, ho preferito acquistarne uno un po' più piccolino. Però magari in futuro vedremo di acquistarne altri. Allora quasi quasi fare una cosa però. Se c'ho del frumento lo andrei a caricare nella macchina per creare i semi. Eh sì, I will use grain for making seeds, the seed. So I will go to the
the silos and bring a little bit of grain. Froment. Le froment. Je vais prendre un peu de céréales du silo et puis je vais le mettre dans la machine pour produire les sementes, le sem, com'è che si dice? Mi sono dimenticato. Tico 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 taco. Ecco qua. E voilà. Grazie ancora per esservi sintonizzati qui sul canale di Dub Logistica. Io sono Fabrizio e come sempre vi ringrazio di essere qui a farmi compagnia. E se state guardando questo video in replica, mi auguro di essere stato di compagnia, di avervi tenuto in buona compagnia. If you are now watching this video on my channel, welcome and thank you for watching. I hope I am feeling you in good company, and I know that I am in good company with you here in live stream and in replay. Thank you so much. Po. Ma allora, quasi, direi magari off camera mi porto a fare l'allenamento cavalli. Eh sì, perché per il momento abbiamo fatto un bel po' di cose, poche. Cosa abbiamo fatto oggi? Ho presentato il parco mezzi ai nuovi arrivati, poi ho seminato il grande terreno con i girasoli e poi niente, stiamo lavorando adesso il terreno. What we done today? I shook my vehicle park to new followers, so I see the field, big field. Now I am working using herbicide. Then what we have done? Nothing else. What else? Like a very famous coffee spot. What else? Che altro? Ho tralasciato un baffetto alla vabbè, che qua non ci sarebbe neanche stato bisogno, perché con i girasoli non si perde un granché. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? On a
présenter le parc des machines où nous vous arrivez. Puis on a commencé à travailler sur le champ. Et puis maintenant, on est encore en train de travailler sur le champ. Eh oui. Buono, buono, voglio. Oggi che abbiamo combinato? Ma se mandate un po' che gira solo qua e ci presentate un po' che un parco macchina all'amici i nuovi iscritti al canale qua e niente, non sto ancora facendo niente fatica ancora j'ai planté des tournesols, j'avais oublié de dire ça, pardonnez-moi, mais ce n'est pas facile penser et puis le traduire en deux, trois langues. Pardonnez-moi, encore une fois. Oh via, ci siamo quasi, dai. Ci siamo, dai. Dai, dai, su. Mi sa che qua crescerà tutto a chiazze. Speriamo di no, ma qua ho visto che già inizia a crescere buona parte del campo là. Che questi qua sono semi standard. Allora io direi quasi quasi di rabboccare qua. Rabbocchiamo il mezzo qua, poi andiamo a mettere andiamo a riempire il macchinario per creare i semi e poi benvenuti ancora a tutti voi che siete vi siete appena sintonizzati che siete appena entrati nel canale. Io mi chiamo Fabrizio, per gli amici Dub o Dublo per alcuni, e in questo momento sto andando avanti con i lavori qui sulla fattoria, qui su Farming Simulator 19, aspettando, ecco come appunto dal titolo, aspettando Farming 22, questa nuova questo nuovo gioco, o meglio, questo prosieguo del gioco di questo grande gioco, e sono veramente molto ma molto come dire intrigato dallo scoprire com'è questo gioco, quali sono le differenze e poi state assistendo a una sperimentazione di un nuovo format di gameplay o di trasmissione che si chiama soft gaming. Lo scopo di questo tipo di live o replica è quella di rilassare lo spettatore e poi in modo tale da
come dire, renderlo più rilassato. Allora, prendiamo frumento e quindi il soft gaming è un nuovo format che sto inventando. Vedremo un po' più avanti se sarà altrettanto gradito. Allora, adesso scarichiamo i semi nel macchinario. Qua c'è il frumento. Ok. Mettiamoci così. Ma più di questo non va. Poi ovviamente servirà il liquido all'umigen qua, e quindi mi sa che dobbiamo andarlo a prendere. Vediamo un po'. A 60.000 litri dovrebbe essere il pieno, se non ricordo male. Oh, 70.000 litri. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare anche il lumigen, il liquido che ci permetterà di creare dei super semi. Dopodiché, and trois, dai, comme ci, comme ça. Allora, lui com'è veloce. Infatti, allora, lumigen, lumilon, gel qua. Ecco qua, lumigen, ne prendiamo due. Perfetto. E speriamo di non avere problemi qua. Carico qua. E qui il tempo su farming vola. Tra una cosa e un'altra il tempo vola, l'anima vola, come dice la canzone di Elisa. L'anima vola, è vero. Ora tagliamo, io direi di tagliare qua. We will take a shortcut. E comunque dando il terreno là di fronte è mio, quindi va bene così. Poi vedremo come meglio poterlo attrezzare. Speriamo che li prendiamo sti cosi. Allora, vediamo un po'. Autoload dovrebbe essere in modalità autoload on, credo, eh. Ok, perfetto. Poi autoload off, unload,
Perfetto, e speriamo di non perdere il carico qua, altrimenti rimbaltiamo. E riprendiamo di nuovo la scorciatoia, i nostri cavalli sono lì. Ok, per il momento pare che sia tutto regolare. Seminato le patate. Potato. Potato Fiat, ragazzi. Quel marchio, quella scritta lì è un qualcosa di incredibile. Sono il conte Dracula, me. Scusate, vado di fretta, vado di fretta. Oh, sì, ma mi sa che ho piantato il mais però, eh. Eh sì, vabbè, la prossima volta pianterò. I girasoli, ai ai ai. Vabbè, questi mi tornano sempre utili. Sommato. Ecco qua. Aspetta, l'ha preso tutti e tu, ottimo. Allora, questo io direi di parcheggiarlo a fianco. No, lo vado a mettere qua sotto, poi quando mi serve lo tiro fuori. Hopla. Welcome everyone, thank you for making me company. My name is Fabrizio, alias Dub or Dub Logistica. Ciao, Liotta, benvenuto, benvenuta nel canale e grazie soprattutto per il messaggio. Come stai? Qui tutto bene. Nella fattoria qua alla grandissima. Anche tu sei appassionato o appassionata di farming? Qui io aspetto Farming 22 perché mi sono appassionato da qualche tempo qua su Farming 19. Ecco qua, perfetto. Allora, visto che sei entrato, entrata, non so, scusami. Allora, adesso andiamo a fare un po' di addestramento ai cavallucci. Allora, raggiungiamoli così. Eccoli qua. Facciamo un po' di allenamento, com'era il tasto. Va bene. Ecco qua. Oppla. Facciamo fare un po' di allenamento prima di poi andarle a rimettere in stalla nel maneggio, anzi. Questo è Farming 19.
Questa è una DLC che si chiama Alpine. Praticamente qua, su questa mappa qua, viene rappresentata la parte alpina, quindi i monti qua, non so se si riescono a vedere, il treno che passa qua, finché ci sbatte per là, e poi è fatta veramente molto ma molto bene. Ora ti porto a vedere anche un po' la parte dell'altra farm. Allora, la farm è questa qua. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo, queste sono tutte mod. Questo qui, che vedi qua, è un essiccatore, serve per seccare l'erba e farla diventare fieno. Poi qui abbiamo questo macchinario che con residui di erba e oppula crea l'insilato e permette anche di recuperare un po' di aspetta che mi scordo sempre com'è che si chiama digestato. Ecco, il digestato è un potente fertilizzante, ecco, che se usato, è fertilizzante naturale, se usato incrementa ulteriormente la crescita delle piante. Eccoci qua, poi siamo arrivati nella farm. Allora, qua questi sono due silos multifruit. Poi qua abbiamo il camion per il trasporto del latte. Ma questa è sempre una mod. Poi abbiamo il carro miscelatore, questo qui non è una mod, è quella lì che si trova nella gioco, e ora ti faccio vedere qual è. Allora, carro miscelatore, eccolo qua, ed è questo qui. Poi abbiamo, questa fa parte della mappa, la stalla con le mucche, e dovrebbe aver prodotto anche un bel po' di latte, mi sa. Vediamo un po', 24.000 litri. Quando arriviamo a circa 25.000 litri, è il prezzo del latte che ti faccio vedere. Dov'è? Ecco, per esempio, già si potrebbe vendere, però lo faccio magari in qualche altra, nella live di sabato prossimo. Venderò un po' di cose, tra cui il latte. Poi qui abbiamo i residui de organici delle nostre mucche, che poi andremo ad utilizzare sui campi per fertilizzare. Poi qui, oppola, vedi com'è veloce sto cavalluccio. Abbiamo questa mod che ti permette di avere la razione mista, che è il cosiddetto pastone per le mucche, che è formato da fieno, paglia e insilato. E con questo qui dai praticamente un apporto energetico al 100%. Ti faccio vedere un esempio. Allora, animali, razione mista. Se tu guardi qua sotto c'è scritto totale razione mista efficace 100%. Significa che con quel mix lì l'efficacia del nutrimento e nutrizione delle nostre mucche
è al 100%, quindi rende le rende belle forti e quindi producono anche molto latte. Poi qua dietro, nascosto, abbiamo la mod della pala eolica. E questa qui ci dà un supporto economico per ogni ora. E questa è un'altra mod. Poi andiamo a fare il giro e ti faccio. Facciamo il giro poi e andiamo a prendere l'altro cavallo. E nel frattempo che facciamo il giro, ti faccio anche vedere il parco macchine. Allora andiamo di qua, che non è piantato. Qui poi ovviamente ci sono diversi punti vendita, e tenendo d'occhio il menu, quando bisogna vendere un prodotto, ora ti faccio vedere. Eccolo qua. Allora, ad esempio, mettiamo il caso che vogliamo vendere il latte, ok? Noi vediamo l'ultimo, il prezzo più alto che ce lo offre, Lechti Chocolatier. E noi abbiamo la tag lì, se, non so se si vede quella specie di faro antiaereo, la striscia verde in verticale. Ti dà il punto sulla mappa e quindi ti dice dove devi, verso quale punto devi dirigerti. Quindi qui sulla mappa ci sono diversi punti vendita e ogni punto vendita accetta o meno un prodotto. Quindi il latte lo accetta lì e poi mi pare che lo accetta anche al supermercato. Queste qua, in queste cose, queste qui non sono mod, questa qua è la mappa. Ok, le facciamo, mettiamo un po' a galoppo, vediamo un po' a che punto siamo con l'addestramento. Allora, cavallo, eccolo qua, 100%, perfetto. Poi dopo, di cosa ha bisogno il cavallo? Vediamo un po'. Ancora la forza muscolare, questa è la salute, questa è la pulizia. Adesso, siccome lo abbiamo fatto correre e lo abbiamo portato in giro, sarà sporco. Quindi poi quando rientriamo al ranch gli diamo una spazzolata e la barra della pulizia ritornerà al massimo. Il cavallo l'ho pagato 2.500 euro. Quando lo andrò a rivendere con il 100% dello status mi costerà 50.000 euro l'uno, però ovviamente hanno bisogno di addestramento e queste cose qua. Allora, detto questo, e qua siamo arrivati nel punto dove ho il deposito. Allora, questo che vedi dietro di me è un'altra mod che ti permette di acquistare qualsiasi cosa tranne i liquidi, solo quindi semi, fertilizzante solido, eccetera eccetera eccetera. Fertilizzante solido, calce viva, e poi vabbè il frumento, queste cose qua. Allora, poi qua abbiamo questa qui, il macchinario per fare il foraggio, è quello lì che prende le cose, le macina, poi con il tubacchiello, questo qua. Ora ti faccio vedere come si allunga il tubo, ecco, punta il rimorchio o dove deve immettere il materiale tagliato, e poi lo spruzza a gran pressione. Poi, questa è la lama che permette di tagliare l'erba, viene
tagliata e viene sparata direttamente in un rimorchio e fa il lavoro più pulito, perché qui su farming quando tagli l'erba la lascia a terra. Poi deve essere, se vuoi fare il fieno lo devi prima, lo devi utilizzare in volta fieno, quindi per seccarlo, e poi il ranghinatore che ti crea delle strisce, poi alla fine lo raccogli con il cassone che ti farò vedere a breve, oppure con l'imballatrice crei delle balle. Al momento io però, diciamo, non ne ho bisogno. Poi andiamo avanti, poi abbiamo l'aratro, si è incastrato il cavallo, questo è un aratro mi sono incastrato un'altra volta, un aratro da 10 metri mi pare, o 12, 12 credo. Poi Iveco Turbo Star 190 38, il 38 sta per 380 cavalli. Il rimorchio Farm Star Alu consigliato da sempre da un amico follower del canale. E poi abbiamo la Miti Trebbia, la Trebbia questa qua, che è elettrica con la lama sua per raccogliere il mais e girasoli. Poi ti faccio vedere l'interno, accendiamo la macchina ed è tutto elettrico elettronico. Infatti ti faccio vedere una cosa, il rumore non è assordante. E adesso poi qui c'è la colonnina che ci permette di caricare le batterie con un costo ridottissimo di energia elettrica. Io però anche ho acquistato un macchinario per la produzione di biodiesel. Detto questo, andiamo avanti. Abbiamo questo qui davanti a noi, è il rimorchio che utilizzo con il macchinario che ti ho fatto vedere prima, il cavallo credo che se ne stesse andando, e questo è il braccio che va a scaricare a sua volta nel cassone, quello lì col Turbo Star di cui ti ho fatto vedere prima. Qui abbiamo i cassoni, quelli lì di carico normale, standard, quindi quelli del gioco. Questo qui invece, attraverso questo sistema, ci permette di caricare tutto quello che sta sul terreno, quindi le strisce di erba che ti ho accennato, fieno, la paglia, queste cose qui, l'insilato che si utilizza anche per creare la razione mista. Poi abbiamo un altro Turbo Star con il cassone. Abbiamo un spargi digestato Valselli, ha un cannone posteriore che permette, è orientabile, che permette di irrorare, rilasciare sul campo il digestato fino a 40 metri di distanza. È ottimo perché, ti faccio vedere una cosa, il campo questo qui è bello grosso. Sono tre campi e quindi permette di risparmiare un bel po' di tempo. Seminatrice, piantatrice, l'ho utilizzata stasera. Questo macchinario qui serve a fertilizzare o utilizzare l'erbicida sul campo, quindi ha doppia funzione. In più, questo mezzo qui che è questo qua può ospitare sia fertilizzante solido ma anche liquido rispetto agli altri. Questo ad esempio solo liquidi, questo
solo liquidi, e questo solido e liquido solo per quanto riguarda il fertilizzante. Andiamo avanti. Questo invece è uno spargi calceviva. Serve sul campo quando il tasso di acidità è alto, non so che cose, e il gioco ti avvisa e che ti chiede la calceviva. Poi abbiamo un'altra mod, che questa serve sempre per lavorare il terreno e per pulirlo. Abbiamo poi il class, questa è un'altra mod insieme a questa, 500 cavalli, mi è costato 100.000 euro. Economico e vantaggioso. Recuperiamo un attimo qua a Genari. Poi qui a fianco abbiamo il Fiat 180 90, e questo qui, con questo qui ci ho praticamente iniziato il gioco, e c'ha la bellezza di 72 ore. Si legge nella parte bassa qua, dove c'è il contachilometri, lì ci sono, c'è la clessidra, e sotto vedi che c'è il tempo. Quello è il tempo di lavoro. L'ho acquistato che c'aveva 50 minuti di lavoro, e poi l'ho proprio, mi ha dato delle belle soddisfazioni. E per finire, beh, questo è un carrello autocaricante, autoload, semplice carrello, e questo è il John Deere 7290, con il quale ho seminato prima il mais. Avrei dovuto seminare i girasoli, ma mi sono scordato di cambiare i comandi. Poi questa qui invece, vabbè, questa qui ti permette di convertire frumento, orzo e avena in semi di alta qualità. Poi qua abbiamo il garage dove poter fare le riparazioni, l'idropulitrice, bioheating, questo qui ti permette di poter rivendere l'erba, fieno, paglia che non puoi utilizzare. Ed infine qua abbiamo i silos multifruit, dove io ci ho messo un bel po' di cose all'interno. Vabbè, detto questo, l'impianto di produzione di biodiesel, mi stavo dimenticando. L'impianto di produzione di biodiesel, allora, per far funzionare questo aggeggino che adesso ti farò vedere, basta immettere la colza e poi un liquido che, ora mi avvicino, mi fermo, l'etanolo, che si trova qua, eccolo qua, metanolo, e questo converte la colza con questa cosa qui, tramite un trattamento chimico, non so come, ti crea del biodiesel. E poi gli scarti che stanno qua dietro, che adesso ve l'ho pulito, c'è un po' di roba, quello lì è insilato, che si dà alle mucche, oppure si può creare anche la razione mista. Ok, adesso ci facciamo un bel giretto, e si vede che sta in ottima forma, sta riprendendo. E quindi farming 22 sarà qualcosa di bello, uscirà tra un mesetto più o meno. Ecco qua il nostro amato cavalluccio. Opla. Poi facciamo il giro con l'altro, questo però lo spazzolo prima, va messo nel recinto per essere spazzolato, non so perché non lo fa fare all'esterno. Va,
Comunque, quello che posso dire, se vuoi eventualmente sei interessato ad acquistare Farming oppure altri giochi scontati multipiattaforma, basta che digiti nella chat il comando punto esclamativo gioco o semplicemente gioco e ti esce un link dove appunto puoi trovare giochi per PC e per console a prezzi scontati. Allora, pulisci, ecco qua. Prova un attimo, vedi, ti è uscito sopra il link. E mo ci ho fatto caso. Oppla! Atena. Lei è molto sprint usante, Atena. Solo che io la devo, non la devo far correre troppo perché altrimenti poi si scatena, vedi com'è agile, guarda. Oppla, prima il salto non era così. Speriamo che non passi il treno. Oppla. Guarda, Liotta Junior, Liotta, anche io all'inizio ero scettico su Farming, però posso dirti che poi mi sono appassionato. È fatto veramente bene. Il 19 lo trovi anche a prezzi molto molto scontati, soprattutto adesso che più o meno sta per uscire il 22. Se tu mi dici, Fabrizio, ne vale la pena? Allora, credo di sì, perché il 19 sicuramente lo trovi a un costo nettamente inferiore rispetto al 22. Il 22 ci vorrà un po' di tempo prima di trovarlo abbastanza scontato, però in questo link che ti ho dato, Farming 22 lo trovi già scontato, già mi pare del 20% se non ricordo male, in preordine. Infatti l'ho preordinato pure io qua e ora appena esce il gioco mi arriva la key, poi la installo e ci gioco. Comunque Farming 19 fatto bene. Io poi porto anche Euro Truck Simulator 2, non so se ne hai mai sentito parlare. American Truck Simulator, House Flipper. Porto anche un gioco horror che si chiama Resident Evil. E insomma, cerco di offrire una vasta scelta di programmi. Insomma, oltre al fatto che sto sperimentando un nuovo modo di fare gameplay, un nuovo format sto inventando che si chiama soft gaming. E l'intento di questo format è quello di rilassare lo spettatore attraverso un tono di voce pacato e il fatto che io parlo così e sia un fatto di educazione e poi perché quando si entra con un dispositivo a casa di qualcuno credo che sia poco educato parlare con un tono di voce alta, per cui mi limito e cerco di tenere un tono di voce decente, insomma. Poi ci sono anche le icone, man mano che segui il canale, ci sono dei punti. Canale che poi man mano aggiornerò
sul riscatto di queste piccole cose, insomma, è ancora in fase un po' embrionale, questo canale. Diciamo che bado un po' più alla sostanza che alla forma, per cui è ancora un po' sguarnito di cose particolari. C'è anche l'applauso, eh. Ci sono diversi effetti sonori. Oppla, ui, però ha fatto un bello salto. Oppla, ah, sta crescendo bene. Brava, brava. Eccola qua. Adesso rientriamo al range, dentro alla cuccia qua, come si chiama? Una bella spazzolata. Vediamo se lo trovo. No, no. Dovrebbe essere. Ecco qua. Allora, uno, ora ti dico subito. Uno si chiama Lampo, se non mi sbaglio. Ok, va bene, grazie. Allora. Uno si chiama Tempo e un'altra Atena. Atena è l'ultima, è quella lì che abbiamo cavalcato per ultimo. Allora, un bel trasferimento rapido qui. Allora, Liotta, io ti ringrazio di essere passato nel canale. Liotta forse il cognome? Vabbè, comunque io ti ringrazio di essere passato nel canale, di avermi tenuto compagnia questa sera. E io colgo l'occasione per ringraziare ovviamente non solo Liotta, ma anche tutti coloro che questa sera mi hanno tenuto compagnia e coloro che hanno dato un sostegno al canale tramite la sub, l'abbonamento al canale. Ah, ok, perfetto. La replica di Farming Simulator sarà disponibile sul canale YouTube Dub Logistica lunedì alle 12. Se siete interessati ad acquistare Farming Simulator o altri giochi per PC e multipiattaforma, quindi PlayStation e tutto quello che riguarda PlayStation, Xbox, eccetera, eccetera, nella descrizione del video troverete dei link, fra cui ecco uno, è il link dove potete acquistare i giochi scontati. E poi ci sono altri tre che sono i miei canali social. Colgo l'occasione per ringraziare come sempre tutti coloro che mi hanno fatto compagnia e mi auguro di aver fatto compagnia a voi che in questo momento state guardando questa live in replica sul canale e in replica su YouTube. Vi ringrazio per i vostri messaggi, vi ringrazio per i bit. All'amico Fernbus che questa sera e tutti coloro che mi hanno onorato della propria presenza, vi ringrazio per i cheers e per le sub. E a proposito delle sub, se avete un account Amazon Prime, è possibile collegare il vostro account Amazon Prime con Amazon Prime Gaming qui su Twitch e fare un abbonamento gratuito, per cui a voi costerà nulla, mentre invece al canale darete un piccolo sostegno. Ecco, e adesso passiamo ai saluti in lingua inglese, almeno ci proviamo.
So thank you so much everyone for being here. Thank you for watching my live streaming. Thank you for company. I hope I have done a good company to you. I have been in very good company with you. Our rendezvous with Farming Simulator is for next week on Saturday. You can watch this video on replay on YouTube on Monday at 12 local time, 12 p.m. if you are interested to buy Farming Simulator or other games multi-platform. You can find in the video description, you find a few links that are the link where you can buy the game or software for multi-platform, so for PC, PS4, PS5 and etc etc. You will find three links that are my social media channels. I want to say thank you so much if you are watching this video in replay. Thank you for your message and thank you so much for your support with the bits, with the cheers and the sub. And if you have an Amazon Prime account, you can release your account Amazon Prime here on Twitch with Amazon Prime Gaming, and you will support this small channel for free, and you will help me to grow up. Thank you so much, and now I will say hello to my French friends. Notre rendez-vous avec Farming Simulator 19, il est terminé pour aujourd'hui. Notre rendez-vous, c'est pour samedi prochain. Vous pouvez regarder cette vidéo en réplique sur mon canal Twitch ou mon canal YouTube. Vous pouvez la trouver lundi à 12h, la vidéo. Si vous êtes intéressé à acheter Farming Simulator ou autre jeu multiplateforme, PS4, PS5, etc. Et aussi les logiciels pour l'ordinateur, vous pouvez les trouver. Vous allez trouver dans la description de la vidéo, vous allez trouver des liens qui sont un point. Le lien pour acheter les jeux. Après réduit jusqu'à 70%, vous allez trouver les liens pour suivre mes canaux sociaux médias. Et je veux dire encore merci à vous pour le support au canal parmi les bits, les cheers et les subs. Et à tel propos, si vous avez un compte Amazon Prime, Vous pouvez relier votre compte Amazon Prime avec Amazon Prime Gaming. Et ça va vous coûter zéro. Maintenant, je vais parler dans la langue napoletaine. Voyons, io vi ringrazio per la compagnia che mi ha fatto fino a mo. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia. E alla prossima, state buona. Ciao ciao.